Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo della Techadron Production e nel video di oggi ritorniamo a parlare di DaVinci Resolve e più precisamente di come fare a migliorare la nostra esperienza di montaggio video all'interno di DaVinci Resolve utilizzando due o anche più monitor. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci qua. Ho già realizzato un video a tema la scorsa settimana dove parlavo sempre di come utilizzare due o più monitor per migliorare la nostra esperienza di montaggio video. Avevo preso in esempio Premiere e Final Cut Pro X, Final Cut Pro 10. Oggi invece mi voglio soffermare su DaVinci Resolve e su come sfruttare al meglio la possibilità di customizzare l'interfaccia grafica di DaVinci Resolve splittandola, dividendola su due monitor. Più precisamente, se ci spostiamo adesso di qua all'interno di DaVinci Resolve, come avevo detto pure nello scorso video dove c'era stata l'interruzione del me del futuro, pure oggi sto, siccome è lo stesso giorno, sto continuando ad avere un po' di problemi con OBS, spero che sia un po' migliorata la situazione, qualora non fosse, metterò i sottotitoli o i titoletti. Comunque sia, stavo dicendo, nel video di oggi allora andiamo a vedere di preciso come applicare il tutto a DaVinci Resolve. Per farlo non ci resta niente altro da fare che andare su Workspace e spostandoci oggi in fondo possiamo decidere di andare a modificare tutto quanto quello è il nostro spazio di lavoro, come era su Premiere, sebbene in modo più limitato, adesso vedremo meglio. Tra le varie opzioni abbiamo quella di attivare il dual screen, ovvero di utilizzare due schermi. Essendo lo scopo del video, andiamo a cliccare su On. Quindi DaVinci Resolve si ricaricherà e lo avremo diviso su due schermi, come possiamo vedere a destra e a sinistra. Sempre ritornando su Workspace posso andare ad effettuare altre modifiche. Quindi posso scegliere qual è il mio monitor principale, se quello di destra o quello di sinistra, e tutto ciò andrà a ribaltare il DaVinci Resolve, come in questo caso qua. Può essere che si buggi come è successo a me ora, ovvero che praticamente rimangono tutte e due le schermate nello stesso monitor. Di solito si risolve con un semplice Alt Tab, cosa che non ha funzionato ora, quindi tutto quello che dobbiamo fare è spostarci su una schermata che è singola e muovere quest'altra in modo da avere le due finestre separate, come in questo caso qua. Ecco fatto. Quindi in questo caso qua io ho Timeline e Viewer sulla sinistra e invece sul monitor di destra ho metadata, media pool e cose varie, controllo degli effetti. Posso modificare ancora il mio workspace, sempre ritornando su workspace, ad esempio dicendogli che voglio avere pure un clean video feed, che quindi sarebbe la preview grande della nostra timeline. Nel mio caso, se ad esempio vado a collegare un terzo monitor, come potrebbe essere un tablet nel mio caso, posso andare a mettere il mio video clean feed sul tablet. Come possiamo vedere adesso, si è appena collegato pure il tablet e se ritorno di qua su Workspace, in teoria dovrebbe essere disponibile. Ecco fatto il mio tablet. E se vediamo, a parte il fatto che è morto un monitor, comunque sia, abbiamo forse perché è saltato il doppio schermo. No, in teoria ci dovrebbe essere tutto. Ok, ecco. Abbiamo sistemato tutto, abbiamo la preview pure sul piccolo monitor, cosa che non potete vedere, ma in teoria se faccio così si dovrebbe vedere. Un altro settaggio molto utile, sempre per quello che riguarda l'utilizzo a doppio monitor, è quello che ho appena fatto, ovvero andando su dual screen, spuntare full screen timeline. In questo modo qua avremo una timeline che prende tutto lo spazio di uno schermo e tutto ciò può essere molto utile su progetti grandi. Quindi si tratta di, ad esempio, 20 tracce video e 60 tracce audio. E quindi invece di dover stare mezz'ora a scrollare con il mouse, posso benissimo avere meno
meno spazio da scrollare e trovare meglio le mie tracce più giuste. Un altro settaggio molto utile, sempre nella sezione workspace, è quello che riguarda il fatto di avere la schermata full screen, ovvero una finestra full screen. Questo qua può essere utile se ad esempio vogliamo eliminare la barra delle applicazioni a sinistra. Io personalmente non adoro questo settaggio, quindi solitamente non lo lascio attivo. Possiamo quindi salvare i nostri layout andando dentro layout presets e andando a creare un nuovo preset cliccando su Save Layout as Preset. In questo modo qua, tutte le volte che vogliamo utilizzarlo, ci basterà andarci sopra e cliccare su Load Preset. Possiamo pure creare degli aggiornamenti del nostro preset, quindi ad esempio io qua ho il mio preset Dual Monitor, che è tra l'altro simile a questo che ho appena creato. Se voglio modificarlo per renderlo, non lo so, voglio levare la timeline full screen, posso levarla e poi cliccare su Update Preset e al che avrò il mio spazio di lavoro aggiornato all'ultima versione. Posso pure importare dei layout e che posso, tutto ciò può essere molto utile se ad esempio abbiamo DaVinci Resolve su due macchine diverse e creiamo il layout per una e invece di doverlo ricreare sull'altra lo importiamo direttamente. Possiamo pure creare dei default, dei preset per Fusion, cosa che personalmente non ho ancora mai utilizzato, tuttavia può essere utile se vogliamo pure in quel caso magari andare a splittarlo, eccetera, eccetera. Un altro settaggio, cioè non ho usato in prova, ma non ho mai usato come per lavorarci sopra. Un altro settaggio utile ovviamente è quello per i reset. Se facciamo degli errori, possiamo sempre cliccare su Reset Wheel Layout e DaVinci Resolve si resetterà automaticamente nella versione dual screen, in questo caso qua, siccome abbiamo impostato questa qua, lasciando tutto quanto default. Per uscire dal dual screen posso levare il dual screen attivo e avrò su uno schermo solo DaVinci Resolve. Quindi, questo qua è quanto per quello che riguarda il doppio schermo su DaVinci Resolve, la doppia schermata. Se avete trovato il video utile, non conoscevate questi trucchi qua, oppure anzi, pure li conoscevate, vi invito a lasciare comunque sia un commento qua giù sotto in descrizione. Meglio, un commento qua sotto, non in descrizione, perché i commenti alla descrizione ovviamente sono parti separate. Vi invito però pure a leggere la descrizione, siccome trovate molti link utili, tipo quelli dei miei social network. Comunque sia, stavo dicendo, vi invito a lasciare un bel commento qua sotto dove mi fate sapere quali conoscevate, se li conoscevate, questi settaggi, e se vi possono tornare utili. Detto questo, vi invito pure a lasciare un bel pollice in su e a condividere questo video qua con chiunque vogliate, se pensate che possa essere utile pure per queste altre persone. Tutto ciò significa davvero moltissimo per me e per il canale. E come ultima cosa, vi invito ad iscrivervi qualora non foste già iscritti, ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Detto questo, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!